Io non parlo di criticità perché oggi, ieri la Calabria è allineata sul piano, ha fatto 7.000 vaccinazioni e ieri a livello nazionale abbiamo superato le 243.000. Quando consolideremo, secondo me supereremo addirittura i 245.000. Sono arrivati questo mese 7.200.000 vaccini con la chiusura del mese che si chiude la settimana al 3 aprile. E siamo in linea con le aspettative. Era previsto finora che arrivassero 15 milioni e 690 mila vaccini, chiudiamo a 14 milioni e 2. Sono arrivati 20 mila due giorni fa, ne arriveranno di 42 mila fra qualche giorno e altri. Poi è arrivato AstraZeneca, abbiamo già vaccinato 83 mila ottuagenari e ultra ottuagenari su 130.000. Il generale peraltro ci ha assicurato il raddoppio di alcuni invii, per cui le dosi ci sono e ci saranno. La cosa importante è evitare da questo momento in poi di polemizzare sulla situazione sanitaria calabrese, perché tutti quanti sappiamo qual è il punto di partenza della sanità calabrese. Il Presidente di Regione, quando mi ha chiesto, sono arrivate in maniera istantanea le dosi a supplire eventuali carenze di programmazione per fare la seconda vaccinazione. Guardi, io le posso dire che oggi la Calabria ha messo in pieno inserimento, secondo tutti i canoni, con le prenotazioni, col sistema centrale posta, ed è stata la prima regione. Insomma, sotto organico per quanto riguarda il personale, con delle strutture che sono quelle che sono, non si può certamente chiedere al commissario Longo e al presidente Spirlì, che non sono né Superman né Batman, di risolvere i problemi in 4 mesi che ci riportiamo da 30 anni. Il problema della sanità calabrese si risolve solo coprendo questo debito. Capisco che quando si parla di 2 miliardi di debito possa fare notizia, vuol dire lasciare i calabresi senza sanità per i prossimi 100 anni. Questa mattina presso il centro vaccinale a Via degli Stadi vi sono stati problemi che hanno prodotto assembramenti, una congestione del traffico e della viabilità. Mi ha detto un dirigente della Digos che erano state date delle indicazioni per gestire al meglio il flusso veicolare. Queste indicazioni, lui stesso ha riscontrato, non sono state affatto seguite. Io penso che organizzare significhi anche pensare a tutto quello che è necessario in termini di bisogni secondari. Le persone hanno anche necessità di arrivare al centro vaccinale e se per caso la fila ti impegna per oltre un'ora, tutto questo può comportare, in cui rimani in macchina, incanalato, bloccando il traffico ed impedendo per esempio a un mezzo del 118 oppure un'autoambulanza o a una gazzella dei carabinieri di poter procedere, tutto questo è un problema di cui qualcuno deve prendersi carico.